Vi ricordate il suono di questo clacson? È quello di un film che ha fatto epoca. Un film che termina in modo molto tragico. Sapevate, nei primi anni 60, Vittorio Gassman e il cinema italiano erano la passione di due studenti di cinematografia all'Università della California, Ray Manzarek e Jim Morrison. Insieme quei due avrebbero attraversato le porte della percezione. Jim Morrison sarebbe morto in modo tragicamente misterioso, dopo una breve vita, lanciato sulla corsia di sorpasso. Siamo in Rue Beautrey al numero 17, nel quarto arrondissement in pieno centro di Parigi. L'appartamento al terzo piano di questa casa che un'amica comune, la modella Zozo Lavrière, aveva affittato a lui e alla sua fidanzata Pamela Curson, per Jim Morrison doveva essere l'inizio di una nuova vita. Basta con il rock, Jim aveva deciso di dedicarsi alla sua vera passione artistica, la poesia. Ma pochi mesi dopo il suo arrivo in Francia, la mattina del 3 luglio del 1971, a soli 27 anni, la sua vita finisce tragicamente. Il corpo di Morrison viene trovato nella vasca da bagno di questo stesso appartamento dal quale avrebbe dovuto rinascere. 3 luglio 1971, Parigi. Sono le 7 del mattino. James Douglas Morrison, in arte Jim, leader della rock band californiana The Doors, è morto. Il cadavere viene trovato dalla fidanzata Pamela Susan Curson, che in quel momento non è in casa da sola. Al suo fianco un personaggio piuttosto conosciuto nella scena rock internazionale. Si chiama Jean de Breteuil. Qualcuno sostiene che faccia parte dell'aristocrazia francese, altri che si spacciasse per un nobile. Per tutti lui è il conte e di professione spaccia droga. Si dice che l'eroina più pura in circolazione, la micidiale Chinese, ce l'abbia soltanto lui. Pamela ha telefonato al conte mezz'ora prima, è agitatissima. Jim Morrison si è chiuso in bagno e non risponde alle sue chiamate. Verso le 6 del mattino mi sono svegliata. Jim non era al mio fianco. Mi sono precipitata in bagno, ma la porta era chiusa a chiave dall'interno. Ho bussato più volte, chiamando ripetutamente Jim senza ottenere risposta. In preda al panico ho telefonato a Jean de Breteuil, che mi ha detto di stare calma. Mi avrebbe raggiunto nel giro di un quarto d'ora. Appena giunto nell'appartamento di Rue Beautrey, il conte rompe il pannello di vetro della porta del bagno e riesce a far girare la chiave e fa entrare Pamela. Il corpo di Jim Morrison giace nella vasca, in un misto di acqua e grumi di sangue. Altro sangue gli scende dal naso, ultima traccia forse di una violenta emorragia. Due grossi lividi di un viola intenso risaltano sul petto nudo. Aveva un'espressione serena, non fosse stato per tutto quel sangue. Bill Siddons è stato il manager dei Doors, l'unico del gruppo a volare a Parigi una volta saputa la notizia della morte di Morrison. Era anche un caro amico di Jim e Pamela. Non ha mai rilasciato un'intervista televisiva sulla morte di Jim Morrison. Lo ha fatto in esclusiva per noi, di Delitti Rock. Pamela ha raccontato che ha trovato Jim nel bagno. Aveva provato a chiamarlo diverse volte, ma lui non rispondeva. Quando è entrata, Jim era dentro la vasca, morto. Il medico ha detto che ha avuto un infarto. Sulla scena del crimine giungono altri due personaggi, due vecchi amici di Morrison. Alain René, fotografo francese, naturalizzato americano, suo ex compagno di università, e la regista belga Agnès Varda. I due vivono insieme nella casa della Varda. Li ha fatti venire Pamela,
è disperata, non parla bene il francese e ha pregato Alain di chiamare un'ambulanza. Alle 9.30 giungono gli infermieri. Nel pomeriggio arrivano prima la polizia e poi un medico legale, il dottor Max Vassilio. Il certificato di morte viene redatto alle 2.30. Vengono riportati in modo impreciso sia il nome della vittima, Douglas Morrison James, che la sua professione, scrittore. Per questo le autorità francesi non si rendono subito conto che quel turista americano è Jim Morrison, la rockstar. Alle 6 di sera il dottore conferma che si tratta di morte per cause naturali. Arresto cardiaco. Il referto, compilato in modo alquanto frettoloso, si basa sulla sola testimonianza di Pamela Curson, che racconta dei dolori al petto di cui Jim soffriva da tempo, nonché del suo abuso d'alcolici. Inoltre, non ci sono traumi evidenti sul corpo. Non essendoci presupposti di morte violenta, così come prescrive la legge francese, non c'è obbligo di effettuare alcun tipo di esame post-mortem. Si chiama Sam Burnett, è un giornalista e scrittore franco-americano, ma negli anni 60 e 70 ha gestito i più famosi club di musica a Parigi, tra questi il leggendario Rock and Roll Circus, uno dei preferiti di Jim Morrison e dei suoi amici. Burnett ci ha raccontato una storia sensazionale. Lui sa come e dove è morto Jim Morrison. Non ho mai incontrato Jean de Breteuil, ma conoscevo la sua reputazione. Era molto ben introdotto nello show business. Vantava frequentazioni e amicizie con rockstar come Eric Clapton o i Rolling Stones, Keith Richards in particolare. E poi qui a Parigi vedeva spesso Jim Morrison. E tutti sapevano che il conte era l'amante di Pamela Curson. Lui vendeva droga a diversi artisti. Oltre a intrattenere una relazione con Pamela, il conte era il suo fornitore di fiducia. Ensemble. Già, avete sentito bene. Anche se in quei giorni il conte è ufficialmente il boyfriend di Marianne Faithfull. Sì. E sì, proprio lei, l'ex fidanzata di Mick Jagger, la musa dei Rolling Stones. Dunque, seppure stia insieme alla Faithfull, tutti sanno che De Breteuil ha in corso una tresca con Pamela Curson. Lei è una nota eroinomane, lui il suo fornitore di fiducia. Jim invece detestava l'eroina. Il suo problema era l'alcol. Jim Morrison era un alcolizzato cronico. In America un tipo del genere lo definiamo un bevitore irlandese. Significa che è capace di bere fino a che è in grado di reggersi in piedi. Era complicato andare in tour con lui. I Doors facevano bene le prime due date, ma poi la terza era a rischio. Nessuno poteva prevedere in che condizioni Jim si sarebbe presentato sul palco. È uno dei critici musicali più famosi del mondo. Nei primi anni 70 era il direttore della rivista Rolling Stone. A Los Angeles, nel 1971, Ben Fong Torres ha fatto l'ultima intervista a Jim Morrison. Quando l'ho conosciuta, ignoravo i problemi di Pamela con l'eroina. Tutti invece sapevano dell'alcolismo di Jim, che non disdegnava altre droghe, anche se chi lo conosceva bene diceva che detestasse l'eroina. Forse perché proprio Pamela ne era totalmente dipendente. Ma cos'è successo veramente quella notte a Parigi? Le sole e parziali testimonianze ufficiali sull'accaduto sono quelle rilasciate da Pamela Curson al medico legale. Gli altri no.
No, non parlano gli altri. Il conte Jean de Breteuil, poco dopo aver aiutato Pamela, torna in fretta e furia a casa. Ordina a Marianne Faithfull di preparare le valigie. Si parte subito per il Marocco. Ma perché tanta fretta di sparire? Forse perché il suo nome era già stato associato a quello di una rockstar morta in circostanze misteriose? Eh? Era successo qualche mese prima, il 4 ottobre 1970. Janis Joplin è stata trovata morta in una camera d'albergo, overdose di eroina. Si era parlato di un tipo di eroina purissima, proprio come la Chinese, la specialità del conte. Ironia della sorte, qualche mese dopo Morrison, e a un anno di distanza dalla scomparsa della Joplin, Jean de Breteuil morirà di overdose a Tanger in Marocco. Intanto, anche se si cerca di tenere segreta la cosa, la notizia della morte di Jim Morrison comincia a trapelare. Il telefono è squillato un lunedì mattina alle 4:30. Mia moglie si è svegliata e ha detto: Jim è morto. Cosa? Le ho chiesto. Nel frattempo ho alzato la cornetta. Dall'altro capo c'era Clive Selwood, il direttore dell'etichetta dei Doors in Gran Bretagna. Scusami Bill per l'ora, ma ci sono tre giornalisti francesi che mi stanno cercando. Parlano della morte di Jim. Tu ne sai qualcosa? È vivo, vero? Non sapevo che dirgli. Ho chiamato immediatamente Jim a Parigi. Non rispondeva nessuno. Ho continuato a telefonare ogni mezz'ora per circa 8 ore, fino a quando Pamela ha finalmente risposto. All'inizio era evasiva. Poi gli ho detto: non ti sto chiamando come manager dei Doors. Ricordati che sono tuo amico, se Jim fosse morto vorrei poterti aiutare. Pamela ha iniziato a piangere. Ok, mi ha detto, ho bisogno del tuo aiuto. Mi sono precipitato all'aeroporto e sono salito sul primo aereo per Parigi. Bill Siddons avvisa immediatamente gli altri membri dei Doors. Ma nessuno di loro crede, nemmeno per un secondo, alla possibilità che Jim possa essere morto. Anzi, sono convinti che si tratti di uno scherzo, dell'ennesima messa in scena del re Lucertola. Perché Morrison era fatto così, adorava l'idea di sparire. Lo aveva detto tante volte, lo aveva persino scritto in una delle sue composizioni poetiche. La morte è un buon travestimento per la nottata. Porta con sé tutti i giochi nel suo quieto giardino. Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, cioè gli altri Doors, rimangono dunque a Los Angeles. A Parigi ci va solo Bill Siddons. Quando arriva, il corpo di Jim Morrison non è ancora stato chiuso nella bara. Sono andato a Parigi per aiutare Pamela a titolo personale. Il fatto che fossi il manager dei Doors in quel momento era un dettaglio marginale. Non stavo pensando in termini lavorativi. Avevo perduto qualcuno al quale volevo bene. Non riuscivo a crederci. Morrison era sempre stato leale. Persino nei momenti più difficili e conflittuali trovava sempre il modo di farmi ridere. A volte mi faceva incavolare, ma subito dopo se la cavava con una battuta. Era una bella persona. Se qualcuno mi avesse obbligato a riconoscere il corpo, lo avrei fatto. Ma non me la sono proprio sentita di vedere il mio amico morto. Avevo 22 anni, non sapevo molto della vita e delle responsabilità. Avevo imparato a fare il manager a questo gruppo di artisti ed ero riuscito a far sì che il business funzionasse. Ma in fondo ero solo un ragazzo. Pamela ha raccontato che quella sera Jim è particolarmente inquieto. I dolori al petto e allo stomaco sono più acuti del solito e il whisky che continua a tracannare non produce l'effetto sperato, anzi. Jim è andato a mangiare qualcosa con il suo amico Alain René. Si incontrano in un locale di Rue Saint-Antoine nei pressi della Bastiglia. Morrison se ne sta muto per tutto il tempo e
perseguitato da un singulto fastidioso che non riesce a calmare. Poi ad un certo punto René rimane sconvolto da una visione inquietante. Ho alzato lo sguardo e ho visto in faccia la morte. Il volto di Jim sembrava la maschera della morte. René, impressionato, trova una scusa con l'amico. Dice che deve recarsi a un altro appuntamento. Morrison allora raggiunge Pamela. Hanno deciso di andare al cinema a vedere un film con Robert Mitchum. Verso le 10 tornano a casa. Jim non era succube di Pamela. Sapeva sempre cosa fare e prendeva lui le decisioni importanti. Gli è stato fatale quell'attimo. È rimasto fottuto dal fatto di aver assunto, a sua insaputa, eroina pura. È stata una tragedia. Una cosa persino più tragica di un semplice infarto. Perché Jim non era un tossico, era un alcolizzato. Lui il controllo non lo perdeva mai, ad eccezione di quando era ubriaco. Purtroppo, quando succedeva, era capace di bere come quattro persone insieme. Bill Siddons non crede a questa ipotesi che vi stiamo per dire. Eppure è stata la stessa Pamela a raccontarla. Pamela dice che Jim non sta bene, che continua a tossire. Quella notte Morrison aveva intenzione di scrivere poesie, ma la scarsa concentrazione non glielo permette. Decide allora di distrarsi. Proietta su uno schermo i filmini che hanno girato quando lui e Pamela sono stati in Andalusia e in Marocco. Come colonna sonora sceglie la musica psichedelica dei Doors. Poi scorge la sua fidanzata che con una carta di credito sta tagliando delle striscioline di polvere bianca su uno specchio. Conoscendo la sua totale dipendenza dall'eroina, Jim si infuria e le urla di buttare via quella roba, almeno stasera. A quel punto, lei decide di mentirgli. Jim, non è quello che credi, questa è coca. Ne vuoi un po'? Jim ancora una volta si fida di Pamela. Sniffa avidamente quella roba che in realtà è la famigerata Chinese del conte. E non appena entra in circolo con tutto il whisky che ha in corpo, gli provoca un edema polmonare che lo stronca nel giro di poche ore. Tutto quello che ci è stato raccontato non convince. Sarebbe stato più credibile parlare di un incidente, tipo affogato dentro la vasca da bagno dopo aver battuto la testa. L'ipotesi ufficiale, quella dell'infarto, davvero non regge. Overdose di eroina? Forse. Ma nessuno lo ha mai provato. Il corpo non è stato messo a disposizione delle autorità per un esame post-mortem. Nessuno dunque sa cosa sia successo. Tutti hanno testimoniato che in quei giorni James stava male, ma non si sa se lui fosse uno che sottovalutava i sintomi o semplicemente una persona che non amava i medici. Probabilmente il fatto di essere all'estero non l'ha aiutato. Mi chiedo però, perché non lo hanno fatto i suoi amici? Jim era circondato da persone, sia a Parigi che nel resto della Francia. Se lo vedevano stare male, perché non hanno fatto in modo che venisse aiutato? Nessuna fra le persone ancora in vita può affermare con assoluta precisione cosa sia accaduto quella notte. C'è chi addirittura racconta una storia diversa, che però ha lo stesso macabro finale.
Jim non è stato male a casa sua, ma poco distante da lì. È uscito per andare al Rock and Roll Circus, il locale di San Bernet. Era un sabato sera. Il club era più affollato del solito. C'erano anche i frequentatori del fine settimana. Jim era arrivato verso le 2:30 del mattino. In quel momento ero occupato, ma quando l'ho visto entrare, l'ho salutato e abbiamo chiacchierato un po'. Gli ho versato da bere e lui mi è sembrato più agitato del solito. Guardava spesso verso la porta d'ingresso, mi dava l'impressione che stesse attendendo qualcuno o qualcosa. Il suo atteggiamento era strano. Quando gli amici lo raggiungevano lì, in genere, gli faceva piacere. Quella volta invece mi pareva teso, nervoso. Poi sono entrate due persone, due uomini, conosciuti nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés come spacciatori di eroina. Ho pensato che Jim stesse aspettando qualcosa. Qualcuno poi mi ha detto che Pamela Curson era in crisi di astinenza. Aveva chiesto a Morrison di andarle a cercare della droga. Jim aveva così contattato qualcuno che gli aveva dato appuntamento al Rock and Roll Circus. Intanto avevo lasciato Jim da qualche minuto. Quando ho guardato nuovamente verso il bar, Morrison non c'era più. C'erano solo i due pusher, intenti a parlare fra di loro. Io non ci ho fatto caso più di tanto. Devo aver pensato che Jim fosse andato al bagno, o forse da qualche altra parte, che sarebbe tornato. Ma mai avrei immaginato che stava accadendo qualcosa di drammatico. Dicevano che quando Pamela era in crisi di astinenza dava di matto. E forse quella sera è stato così. Forse Jim è andato al circus per procurare l'eroina alla sua fidanzata. Certo è che quei due tizi Jim li conosceva bene. Lavoravano per il conte Jean de Breteuil. Jim dunque non era più al bar. Ho continuato a fare quello che stavo facendo, fino a quando una ragazza è venuta a cercarmi in preda al panico. Il locale era su due piani. I bagni si trovavano al secondo e la ragazza mi ha detto che da 20 minuti quello degli uomini era chiuso, bloccato, e che nessuno riusciva a entrare. Allora ho chiesto agli agenti di sicurezza di sfondare la porta. Ed è stato in quel momento che ho visto per primo il corpo inanimato di Jim Morrison. Subito ho pensato che avesse avuto un malore. Aveva della bava attorno alla bocca. E quello di sicuro era un brutto segno. Non sapevo proprio cosa pensare. E solo in seguito ho saputo che aveva assunto dell'eroina pura all'86%. Una percentuale altissima, in grado di abbattere un elefante. Quindi io credo che l'assunzione diretta di quel tipo di droga possa avere bloccato il suo cuore, il suo cervello, e possa aver prodotto quella bava bianca intorno alla bocca e quel sangue che gli usciva dal naso. Secondo il racconto di Saint Bernet, dunque Jim Morrison muore nel bagno del Rock and Roll Circus. Ma perché allora Jim, che odiava l'eroina e si era recato lì soltanto per procurarsi una dose per la sua ragazza, si è messo a sniffare quella roba? È una domanda importante, perché in effetti Jim Morrison detestava l'eroina e non sopportava il fatto che Pamela ne fosse totalmente dipendente. Il punto è, perché quella sera Jim ha assunto la dose di eroina che aveva acquistato per Pamela? Si possono immaginare vari scenari. Primo, Jim era ubriaco, voleva essere ancora più su di giri e ha preso la prima cosa che gli è capitata sotto mano. Secondo, Jim voleva suicidarsi e per questa ragione ha sniffato l'eroina, voleva farla finita. Terzo, Jim non sapeva che quella droga fosse pura all'86%. L'ha presa senza essere cosciente dei rischi. Nessuna di queste spiegazioni è convincente. Rimane dunque un grosso punto interrogativo. Un mistero che, purtroppo, temo nessuno potrà mai chiarire. Bernet sa che al Rock and Roll Circus, quella sera, c'è un amico medico. E lo manda a chiamare. È lui, secondo le parole di Bernet, a certificare il decesso di Jim Morrison. Saint Bernet ha però un altro problema. Deve avvisare la polizia.
Ne parla al telefono con i suoi capi, i proprietari del locale, che giungono lì nel giro di mezz'ora. Niente polizia. C'è una soluzione migliore. La suite de cette histoire, c'est que les deux... Poco dopo, in tutto il locale, si è diffusa la notizia dell'incidente a Jim nel bagno. I due tipi che erano nel bar, venuti per incontrarlo e portargli la droga, sono immediatamente saliti al piano superiore, dove c'erano le toilette. E vedendo il corpo di Jim, hanno deciso immediatamente di portarlo via dal club. Burnett spiega dunque che il corpo di Jim viene preso in consegna da due spacciatori di Debretey, che, facendolo uscire dal retro del locale, trasportano il cadavere all'appartamento di Jim e Pamela in Rue Beautreillis al numero 17. In macchina, a quell'ora di notte, ci vogliono pochi minuti. Si lascia la Rive Gauche e, passata la Seine, si giunge rapidamente in quella piccola traversa di Rue Rivoli. I due, secondo Burnett, fanno il lavoro fino in fondo, mettono in scena la morte nella vasca e fanno sparire qualsiasi genere di droga dall'appartamento. Non credo necessario vedere le cose in retrospettiva. Tutti quelli che lo conoscevano, che lavoravano con lui o che ci vivevano al fianco, sapevano benissimo che Morrison viaggiava costantemente sulla corsia di sorpasso verso l'autodistruzione. Il suo comportamento era inequivocabile. Jim viveva in modo pericoloso, ma la cosa non sembrava preoccuparlo molto. Se gli chiedevi qualcosa al proposito, Morrison ti diceva che avrebbe voluto e potuto vivere fino a 220 anni, grazie alla medicina moderna e al fatto di iniziare a prendersi cura di sé. Tutto questo a parole. Nei fatti, il suo stile di vita era quello di uno pronto ad andarsene a 27 anni. Credo che le persone che lo conoscevano non siano rimaste sorprese del fatto che sia morto così giovane. Oltre alla Curson c'è un'altra Pamela nella vita di Jim. È la regina delle gruppi e quando, come dice lei, Morrison è James Dean del rock, Pamela DeBar ha con lui un incontro ravvicinato. Jim si considerava un poeta. Viveva il ruolo di rockstar quasi come uno scherzo del destino. Portava ovunque con sé i libri dei grandi poeti e me li leggeva. Per lui erano importanti. Jim, in qualche modo, è diventato rockstar suo malgrado. Lui è sempre stato una figura tragica. L'alcol lo ha distrutto. Ai suoi amici una volta Jim Morrison aveva confidato: non mi dispiacerebbe crepare in un incidente aereo. Potrebbe essere un buon modo di lasciare il mondo. Certo, non vorrei morire nel sonno, né di vecchiaia o di overdose. Vorrei gustare il sapore della morte, ascoltarne il suono, sentirne l'odore. D'altronde è una cosa che ci capita una sola volta. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. 7 luglio 1971, cimitero di Père Lachaise, sono le 8:30 del mattino. Nessuna preghiera e nessun cerimoniere per la sepoltura di James Douglas Morrison. Di fronte al luogo del tumulo, solo poche persone. Nessun rappresentante della famiglia Morrison interviene alla funzione. Già da tempo avevano tagliato i ponti con quel figlio degenere. Al funerale erano presenti Robin Wertle, la segretaria canadese che stava lavorando per Jim e Pamela, e Agnes Varda.
La regista belga, grande amica di Jim. Mi pare ci fosse anche un altro regista importante, un certo Jacques Demy. Non ricordo, ero giovane e non conoscevo nulla di cinema. C'era sicuramente Alan Roney, vecchio amico di Jim che avevo conosciuto durante la registrazione di L.A. Woman a Los Angeles. È stata una cerimonia molto semplice. E dopo siamo tornati negli Stati Uniti. Anche la cerimonia funebre desta dunque qualche perplessità. Lo strano silenzio e la fretta ingiustificata che circondano la sepoltura del re Lucertola sono testimoniati da una certa Madame Collinette, una signora parigina in visita in una tomba vicina. Hanno fatto tutto in fretta e furia. Non c'era neppure un prete. Una cosa triste e deprimente. Anche questo contribuisce a far nascere ulteriori dubbi su come siano andate veramente le cose. Come abbiamo visto, persino le notizie sulla morte di Jim Morrison hanno tardato ad arrivare. Inoltre, due considerazioni in particolare destano sospetti. Il cimitero di Père Lachaise, che piaceva tanto a Jim Morrison, come ha raccontato l'amico Alain Ronet, ospita difficilmente personaggi stranieri e il posto dedicato al tumulo è troppo piccolo. Lo ha dichiarato John Densmore, il batterista dei Doors, dopo la sua prima visita. E questa sarebbe la tomba di Jim. Non vedete che è troppo corta? Qui dentro non ci sarebbe mai potuto entrare. Siamo al Père Lachaise, il cimitero parigino della gente ricca e famosa. Qui sono sepolti uomini politici e artisti. Per la sua vastità e dimensione qualcuno l'ha definito una città nella città. Ovviamente, una città di morti. Qui, tra quelle di Chopin, Rossini, Oscar Wilde e Edith Piaf, c'è la tomba di Jim Morrison. Frequentato da ammiratori e fan, il sepolcro, che è uno dei luoghi più visitati dai turisti qui a Parigi, è stato profanato più volte. Oggi, sulla lapide, una scritta in greco recita: egli ha provocato i suoi stessi demoni. Il suo vero sogno era comprarsi una vecchia chiesa nel sud della Francia. Ma nell'attesa, Jim Morrison aveva optato per Parigi, memore dei giorni trascorsi nel 1970, insieme all'amica Agnès Varda. Parigi è la città ideale per cambiar vita e coltivare le sue grandi passioni artistiche, poesia e cinema. Jim ci arriva l'11 marzo 1971. Pamela è già lì da quasi un mese, dal giorno di San Valentino. Una sua nuova amica, la modella Zozo La Rivière, le ha lasciato il suo vecchio appartamento in Rue Beautreillis 17. A Jim quella casa piace molto. Adora camminare nel centro cittadino e passare del tempo a Place de Bourges, dove aveva vissuto Victor Hugo. Jim va sempre in giro con un taccuino per gli appunti. In maggio, dopo un viaggio nel sud della Francia, in Spagna e Marocco, Jim e Pamela tornano a Parigi. Abitano per qualche giorno all'hotel, in Rue des Beaux-Arts, nella stessa stanza dove aveva vissuto ed era morto Oscar Wilde. È in quel periodo che Morrison inizia a frequentare il Rock and Roll Circus, il leggendario music club che attrae rockstar francesi e internazionali. When the music's over. A fine giugno, insieme all'amico Alan Roney, Jim visita il cimitero Père Lachaise. Ne rimane fortemente impressionato. L'unica volta che ho incontrato Pamela è stato il giorno in cui ho intervistato Jim. È apparsa all'improvviso e si è seduta accanto a lui, sussurrando solo qualche parola. Era giovane, bella e affascinante ed era molto vicina a Jim. Dopo la morte di Morrison, non ho avuto motivo per restare in contatto con lei. All'epoca solo pochissimi erano interessati ad approfondire il retroscena della morte e nessuno mi ha mai chiesto di scrivere un pezzo su di lei. Pamela Corson gelosa?
No. Credo fosse solo rassegnata. Oppure era uno spirito libero. La presenza di altre donne nella vita sentimentale di Jim era inevitabile. E poi quelli erano gli anni 70. Jim Morrison e Pamela Carson si conoscono a London Fog, un localino sul Sunset Strip di Los Angeles, a fine 1965. Lei è una bellissima 17enne, studentessa d'arte. Lui studia cinematografia e insieme a Ray Manzarek ha appena deciso di dare vita alla rock band Doors. La loro è una relazione molto turbolenta, ma i due ragazzi si amano. Quella tra Jim e Pamela diventa una meravigliosa, tragica storia d'amore. Una delle più romantiche dell'intera epopea rock. Distrutta dai sensi di colpa e incapace di vivere senza l'amato Jim, Pamela Carson muore per una overdose di eroina sul divano del suo appartamento di Los Angeles il 25 aprile 1974. Come Jim Morrison, anche lei aveva 27 anni. Pamela era la musa di Jim. Una musa nel significato originale del termine. Un'ispirazione da seguire. Non era né una groupie né una geisha a sua completa disposizione. Lei veniva dall'Orange County, una zona conservatrice. È stata educata con disciplina, cosa che mancava completamente a Jim. Era attratta da Jim, ma aveva bisogno di regole. Risultato? Una infinita tensione fra loro. Pamela è stato l'amore della sua vita. Era una relazione altalenante, ma era l'unica costante nella vita di Jim. Quando sono andato a Parigi ho chiesto a Pam: com'è potuto succedere? E lei ha risposto: ero l'unica persona in grado di dirgli di no. E lui non poteva resistermi, aveva ragione. Io lavoravo per Jim, ma non riuscivo a impedirgli di bere. Lei invece sapeva come fare. Aveva stabilito un limite preciso da non oltrepassare. Ed era disposta ad andarsene nel momento in cui lui non le mostrava rispetto. Lo chiamavano il Re Lucertola. Era un'icona del rock, un poeta maledetto, un performer dissacrante. Ma Jim Morrison era anche un sex symbol. Adorato da legioni di donne, Jim mai stato un esempio di fedeltà. Nel suo carnet finiscono la giornalista Patricia Kennelly, che sposa con un antico cerimoniale sciamanico Wicca nel giugno del 1970, le rockstar Nico e Grace Leak, ma anche cameriere, ballerine, oltre che naturalmente le gruppi. I Doors erano già una band famosa nella primavera del 1967. E in quei giorni mi trovavo da un'amica a Laurel Canyon. Stavamo sniffando droga. E a un certo punto sentiamo suonare la musica dei Doors. Chiedo alla mia amica: chi ha una copia di un album che non è ancora stato pubblicato? Sono andata al piano di sotto. Il suono proveniva da una stanza in fondo a una scala di pietra. Mi sono intrufolata, ho guardato dalla finestra e c'era Jim Morrison che suonava i pezzi dell'album. Indossava pantaloni di pelle, era una visione da sogno. Ho sbirciato attraverso la finestra, l'ho salutato e lui mi ha invitato in casa. Ehi, vieni pure, mi ha detto. Sono entrata nella stanza, ho guardato in alto e c'era la sua ragazza, Pam, che ha urlato: vattene subito da casa mia! Sono scattata immediatamente indietro. Alcuni minuti dopo ho sentito un violento litigio. Pam urlava: non azzardarti a salire! Poco dopo Jim è venuto a casa della mia amica. Ci siamo drogati insieme e poi rotolati sul pavimento per ore. A un certo punto Jim ha detto che doveva prepararsi per il concerto. Mi ha invitata ad andare a vederlo all'Hullabaloo Club. Durante il soundcheck Jim è sceso da una scala. Io l'ho seguito. Ero ancora sotto l'effetto della droga e non sapevo bene cosa stavo facendo. Lui è corso verso il palco, ha afferrato il microfono e... wow! E io mi sono trovata sul palco fra gli sguardi di tutta la gente. Che momento! Dopo il concerto siamo usciti e abbiamo trascorso alcune ore insieme. Jim ha guidato la mia macchina, abbiamo mangiato qualcosa e sniffato altra droga.
Jim poi ha guidato verso le colline e, afferrata la bottiglietta di roba che avevamo sniffato, l'ha gettata via dicendomi: questa roba ti brucia il cervello, non devi prenderla mai più. Quindi è grazie a lui se ho smesso di sniffare, se forse mi sono rimaste intatte alcune cellule cerebrali. Gabriella Belloni è regista, scrittrice e fotografa. Ha 18 anni quando nell'agosto del 1970 segue come reporter il festival dell'Isola di Wight. Nel backstage incontra Jim Morrison. Lei sta per andare a vivere in America. Lui le parla di Parigi. Agosto 1970, Isola di Wight. Io ero lì come fotoreporter per il Ciao 2001, il settimanale. Ero nella tenda della stampa e a un certo punto vedo uno di spalle davanti a me con un giubbotto identico al mio. Mi avvicino, lo guardo meglio, lui si volta e invece di aggrapparmi al collo e urlare Jim Morrison e cominciare a scattare, io feci: hi, I'm Gabriella. Questo te l'avrò detto: wow, do you want a beer? It's for free. Così mi invitò a bere una birra con lui e così mi chiese da dove venivo. Gli dissi: sono italiana, but I love America, I have my American dream. Ah, io adoro la musica americana. Gli dissi: well, if you love the music, then follow the music and follow the dream, baby. Stacco, un mese dopo atterrai a JFK, ero in America. Abbiamo visto che nella morte di Jim Morrison ci sono ancora tante ombre, parecchi misteri da svelare. Qualcuno comincia a chiedersi: e se Jim non fosse mai morto? Come per Elvis Presley, nel corso dei primi 2 anni dalla sua scomparsa si registrano numerosi avvistamenti più o meno fantasiosi e attendibili. Ciò che fa maggiormente scalpore è il fiorire di libri sulla vita di Morrison e sulle dubbie circostanze della sua morte. Lo scrittore francese Jean Rochard nel 1986 pubblica Vivo, con la tesi che Jim Morrison sarebbe vivo e vegeto. Lui stesso sostiene di averlo incontrato più volte e Jim gli avrebbe spiegato che avrebbe inscenato la sua morte per sfuggire alle pressioni di una vita da divo e per potersi dedicare alla sua passione più grande, la poesia. Una volta spianatosi il terreno, eccolo tornare alla ribalta nel 1995 con il nuovo libro Poesie apocrife, scritte negli anni successivi la data della morte fittizia. Proprio lo stesso Jacques Rochard sostiene di aver ricevuto il 22 gennaio 1986 un plico spedito alcuni giorni prima da Amsterdam. In una busta commerciale color arancione, priva di mittente, ci sono 3 quaderni dalla copertina verde, ciascuno con un diverso titolo, manoscritto a caratteri stampatello. Gemiti della coscienza, rumori della memoria e parole di polvere. California, fine 1971. Jim è morto e io forse non riuscivo a riprendermi dal dispiacere, perché non potevo credere che Morrison non c'era più. Andai a Los Angeles e mi misi alla ricerca del fantasma di Morrison. Morrison must be alive, cioè questo era quello che si diceva in giro. E tutti i musicisti che hang out, cioè, with me, dicevano: Morrison è alive, l'ha ammazzato la CIA, non è possibile, aveva solo 27 anni. And so mi misi alla ricerca del Morrison ghost. Cominciai ad andare al Roxy, dietro le quinte, a sentire un po' i gruppi che parlavano ancora di lui.
poi lunghe passeggiate a Venice Beach lungo il boardwalk, il caffè dove lui aveva conosciuto Pamela, e poi anch'io andavo a bere a Barney's Beanery. E sempre cercando il Morrison Ghost incontrai Paul Rothschild, che invece era vivo ed era il producer dei Doors, fece 5 album dei Doors, e lui a un certo punto mi fermò: Gabby, Morrison is dead. Magliette, tazze per la colazione, adesivi, portachiavi e tatuaggi. Anche oggi quel viso angelico dai capelli spettinati e dallo sguardo penetrante riprodotto in serie sa vincere le mode e insinuarsi tra le pieghe delle consuetudini sempre diverse delle giovani generazioni. Jim Morrison del resto è rimasto bello, giovane e trasgressivo, nonostante molte cose siano cambiate da quei favolosi anni 60. La sua immagine e la sua vita ci appaiono oggi come i contorni sfumati di un'opera d'arte pura, dionisiaca ed estrema. Credo si possa essere contemporaneamente poeta e rockstar. Ed è esattamente ciò che è stato Jim Morrison. Quando è morto, ho ricevuto dalla rivista Rolling Stone l'incarico di andare a Los Angeles per scrivere un pezzo su di lui, una sorta di necrologio. Parlando con i suoi amici, ho potuto appurare la serietà con cui Jim ha sempre affrontato i suoi impegni artistici, cinema, poesia e musica. Non solo il rock. Morrison amava tutta la musica ed era interessato a esplorarne il passato e le possibili evoluzioni future. Ma sapendo che la poesia è sempre stata la sua grande passione, su quella copertina di Rolling Stone ho voluto titolare Jim Morrison, poeta, morto a 27 anni. Non si diventa icone per caso. Jim Morrison non era solo un artista talentuoso e versatile. Aveva il look adatto per il suo tempo. Un look che poi si è rivelato essere senza tempo, da autentica icona pop rock. Ma soprattutto Morrison esprimeva la ribellione, un concetto anche questo senza tempo nel quale i giovani amano identificarsi. E poi c'era la musica dei Doors, bellissima e sexy come Jim, con i suoi capelli lunghi e il torso nudo. I suoi atteggiamenti estremi hanno anticipato quelli dei punk rocker di fine anni 70. Questa sensazionale combinazione di elementi, concentrata in un'unica persona, ha fatto sì che ancora oggi tutti lo ricordino e lo ammirino e puntualmente riscoprano la sua personalità. Jim Morrison è stato paragonato ai poeti maledetti. Tuttavia l'alone di esoterismo che circonda la sua figura è persino superiore a quello dei suoi idoli Rimbaud e Baudelaire. Jim Morrison ancora oggi è un simbolo, anzi un mito, e come ogni mito che si rispetti nasce con il giusto mix tra verità e mistero. Come abbiamo visto, anche la storia dei suoi ultimi giorni si perde tra il sogno, lo straniamento, l'afflato poetico e la spinta autodistruttiva. E nonostante i nostri sforzi, non siamo riusciti a chiarire il mistero, perché è proprio lo stesso fascino magnetico del mistero che ha finito per inghiottire Jim e la sua giovinezza, cristallizzati per sempre a 27 anni. Sembra paradossale pensare che il suo mito, così prospero e luminoso, sia nato dal buio del mistero. Non pensiamo solo alle sue ultime ore. Per capire lo spirito di Jim Morrison dobbiamo forse ricorrere proprio alla sua amata poesia. Se la sua vita può essere vista come un'avventura oltre le porte della percezione, o addirittura come un viaggio in territori sconosciuti che si risolve con un naufragio, suonano perfetti i versi che Arthur Rimbaud ha scritto nella celebre ode intitolata Il battello ebro. Non ne posso più. Bagnato dai vostri languori, onde, di filare nella scia dei portatori di cotone, né difendere l'orgoglio di bandiere e fuochi, né di nuotare sotto gli orrendi occhi dei pontoni. Jim Morrison, John Lennon, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Kurt Cobain e tutte le grandi leggende protagoniste di delitti rock non ci sono più, sono morti. Ma la loro musica è più viva che mai, anche perché chi li ha ascoltati soltanto una volta non li potrà mai più dimenticare.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into desire born. Into this world we throw. Like a dog without a bone. And actor all alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. He's screaming, screaming like a toad. To kill on holiday. Let your children play. With memory will die. Killer on the road. Yeah. Storm. Riders on the storm.